Buongiorno a tutti, mi chiamo Michele Strippoli, arrivo da Torino, sono titolare di una pizzeria, sono pizzaiolo da 3 anni, diciamo in attività da 2 anni e mezzo. Mi sono proposto l'anno scorso a Masterchef sulle 5 tappe, non sono arrivato nelle finali ma sono rimasto contentissimo perché ho avuto una grande esperienza. Sono di nuovo qua a riproporre un'altra pizza, l'ho inventata praticamente proprio per questa edizione e spero bene, un impasto maturato a 48 ore con mozzarella fior di latte, fontina e caciocavallo, poi sopra c'è della salsiccia appunto delle parti di Bra del Piemonte e la stessa cosa dei funghi porcini. Funghi porcini li ho fatti praticamente saltare in padella, li ho impanati nella farina, soffritti nell'olio caldo con un soffritto essiccato, l'ho fatto essiccare, di prezzemolo, cipolla, porro e tartufo. Proprio per questo ho dato il nome sapori di bosco, profumo di bosco, proprio perché dà un po' del profumo del bosco. E poi l'ho sfumati ancora con del vino bianco. Raccontami un po' della tua base, la pizza. Allora, un impasto con farina di tipo 00, con una maturazione di 48 ore. Uso del lievito madre. Solo lievito madre o aggiungi anche una punta di secco o di fresco? Una punta di secco, sì, un per cento di secco sul filo. Quindi abbiamo una lievitazione con doppio lievito. Come mai la scelta di friggere i funghi? La scelta, vabbè, viene un suggerimento di mio figlio, nonostante di giovane età. Sta facendo alberghiero, al suo 3° anno è andato a fare dei stage in un ristorante dove comunque si sta destreggiando un pochettino, ho voluto provare, li ho assaggiati, li ho provati anch'io e dava appunto questo profumo, questa cottura, questa leggera cottura di saltare in padella invece del solito fungo messo sulla pizza, tra virgolette, buono, però potrebbe essere anche un po' insipido. Allora ho dato questa cosa qua, ho visto che andava bene, su suggerimento di un sedicente.